A una settimana dalla prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro la Fermana, il Teramo continua nel suo precampionato positivo battendo 3-1 la San Giustese al Bonolis. I marchigiani rappresentavano un test probante, squadra che punta ad un campionato di vertice in Serie D. Ma i biancorossi mettono in mostra un attacco già in palla nonostante le gambe pesanti, con Fratangelo, autore di una doppietta, e Bacio Terracino, che allontanate definitivamente le sirene di mercato torna a vedere la porta come faceva nella passata stagione. Ed è proprio il campano ad aprire le danze al tredicesimo con un tiro parato da Chiodini. Due minuti e la posizione a due in area per la formazione di Zighella potrebbe mettere nelle condizioni Piccioni di realizzare il primo centro con la nuova maglia, ma la conclusione è a lato. Il caldo asfissiante del Bonolis rende tutto più complicato, anche se al 27esimo il Teramo passa e lo fa proprio con Bacio Terracino, che approfitta di un errore di Calamita per battere Chiodini. Il Diavolo prova il bis con De Grazia, tiro a lato su invito di Zecca, mentre Bacio Terracino poco dopo la mezz'ora centra la traversa dopo un'azione sulla corsia mancina. Al 37esimo però c'è il pari rosso-blu su calcio di rigore. Lewandowski stende Camarà e dal dischetto Herrera trasforma. San Giustese che tenta il sorpasso con l'ex pinetese Pezzotti al 43esimo. Stavolta però Lewandowski dice di no. Nella ripresa il Teramo innesta le marce più alte. Al 64esimo l'azione insistita della formazione biancorossa permette a Fratangelo di concludere in maniera spettacolare alle spalle di Chiodini per il nuovo vantaggio del Diavolo. Il Tris arriva a 11 dalla fine, sempre per merito di Fratangelo, che realizza la personale doppietta, stavolta grazie ad un diagonale su servizio di Persia. Finisce 3-1 ed è l'ennesimo buon viatico in vista di una stagione complessa che aprirà i battenti mercoledì prossimo con la sfida in Coppa Italia alla Fermana. Intanto c'è attesa per i gironi, ma il caos che regna nel calcio italiano ha già prodotto lo slittamento dei calendari. Prima però ci vorrebbe la definizione dei raggruppamenti e il Teramo vorrebbe evitare di finire in quello meridionale. Ho vinto qualche campionato e già dal ritiro precampionato si intravedeva qualcosa di buono, e poi infatti durante l'anno poi si è rivelato tale, e così sta succedendo quest'anno. Adesso non mi voglio sbilanciare perché è troppo facile fare i proclami di questi tempi, però ripeto, ho visto già una squadra buona, una squadra che ha una buona armonia in campo e anche fuori dal campo, anche se chiaramente bisogna lavorare ancora soprattutto in campo e a livello tutto l'aspetto mentale, perché siamo parecchi nuovi, no? Parecchi giocatori che sono arrivati sono nuovi, per cui anche l'aspetto mentale sarà importante. Il mister parla sempre di mentalità vincente e stiamo lavorando anche sotto questo aspetto. Si dice anche che la Coppa Italia non abbia la stessa importanza del campionato, però effettivamente c'è un po' di curiosità nel vedere il Teramo in un primo impegno ufficiale della stagione contro la Fermana. Poi, stando a quello che ha detto il mister, che vuole vincere sempre, io mi adeguo a quelle che sono le sue riflessioni. Assolutamente sono il suo secondo, non potrei pensarla diversamente. Noi ci teniamo tantissimo a fare bene, a continuare a fare bene così come stiamo facendo, e a portare a casa il risultato, assolutamente.